Welcome to the final press conference for today with the player of the match, Ruben Vargas. Ken, if you could please raise your hand, we'll take a few questions. Ben ritrovati per l'ultima conferenza stampa con il giocatore della partita, Ruben Vargas. Alzate la mano. Ultima fila, grazie. Tom Kühner della Bild e della Welt. Una domanda sul fatto che lei oggi è stato nella formazione iniziale. Quando gliel'ha detto Iachin che oggi tornava tra i primi 11 e come gliel'ha detto? In realtà l'ho scoperto stamattina nella riunione tecnica, che sarei partito dall'inizio e ne ero felicissimo. Oliver Jensen, giornalista indipendente. Siete la prima squadra che si qualifica ai quarti. State giocando un torneo fantastico. Avete già vinto tre volte, scritto la storia, quindi che ne dice del proseguio per la Svizzera in questo torneo? Sì, in tornei come questi in passato ci sono state sorprese, cose straordinarie, sappiamo che non saranno facili le partite, tutt'altro, dobbiamo continuare a concentrarci su di noi, la nostra prestazione deve essere decisiva alla fine, indipendentemente da chi affronteremo. Ruben, l'Italia ti ha sorpreso questa sera perché l'Italia non ha giocato molto bene. Sei rimasto sorpreso? Ripeto, sei rimasto sorpreso da ciò che ha fatto l'Italia stasera? Avevamo la sensazione che l'Italia non abbia giocato bene. Abbiamo messo l'Italia in difficoltà perché siamo entrati in campo con grande aggressività, siamo entrati al meglio in tutti i contrasti, non gli abbiamo dato spazio per respirare, gli siamo stati sul fiato, sul collo e abbiamo realizzato l'obiettivo che era quello di non prendere gol e realizzare le nostre occasioni. Congratulazioni Ruben, qualche considerazione sul tuo gol, che pensieri avevi in testa prima del tiro e poi anche dopo nell'esultanza con i tifosi, ma Granit poco prima del fischio d'inizio della seconda metà del secondo tempo mi ha detto: per piacere Ruben, fai gol in un modo o nell'altro. E poi mi sono trovato questa palla poco dopo, mi sono ricordato le parole di Granit che mi ha detto tira, l'ho fatto e ero contentissimo del fatto che la palla sia entrata. E poi devo dire che le immagini con i nostri tifosi, i nostri amici, sono state immagini bellissime, è stato un momento stupendo. Ruben, un assist, un gol, questo per te è il bigliettino da visita con cui ti presenti di fronte ai grandi club d'Europa? Potrei scegliere tra Real Madrid, Manchester City dopo questa prestazione, ma no, non ci sto a pensare adesso. Mi sto concentrando a pieno sulla nazionale svizzera e sono felice del fatto che abbiamo passato il turno. Cerco di godermi il momento e di prepararmi al meglio per la prossima partita, perché vogliamo andare molto più avanti di così. Ultima domanda qui dietro. Claudio Parmieri, giornalista indipendente. Allora, prima del torneo, quando si chiedeva ma chi è un po' il favorito segreto dell'europeo, si diceva l'Austria, non la Svizzera. Dobbiamo ripensare questa previsione? La Svizzera è diventata un favorito segreto o magari addirittura carte scoperte? Ma abbiamo mostrato in passato in grandi tornei e in grandi partite che possiamo imporci anche contro i migliori. Adesso il fatto che gli altri ci elogino o meno non ci interessa, perché le nostre qualità noi le sappiamo, ci concentriamo su di noi e cerchiamo di portare in campo la nostra prestazione. Grazie mille a tutti.